No, qui giochiamo sugli ultimi decine di migliaia di anni, Oh, ecco. diciamo 100.000, In termini di glaciazione. in termini dell'ultima glaciazione in sostanza. Questo è un argomento che ci interessava e sul quale abbiamo basato parte della mostra che stiamo realizzando, proprio perché la ricerca delle cause di questo primato di biodiversità, primato che è... Più o meno funziona così la cosa. Siamo la regione con la maggior biodiversità in Italia, in termini assoluti, e l'Italia è la nazione con la maggior biodiversità in Europa, quindi è effettivamente un primato europeo. I numeri ci danno ragione da questo punto di vista. Ci possiamo anche vantare proprio di questa situazione, che è in parte merito di una naturalità che la regione ha conservato. Diceva prima bene la dottoressa Giovanelli che il Friuli da questo punto di vista è fortunato. C'è un esempio che mi viene in mente adesso, beh, adesso siamo in alta quota, ma per esempio la unicità del nostro fiume Tagliamento è un'unicità che è riconosciuta a livello europeo, è l'unico fiume ancora naturale, o perlomeno naturale per lunghi tratti, no? Anzi, andrebbe conservato e forse sarebbe lui un ottimo centro come argomento di mostra. Ma dicevo prima, ciò che è avvenuto negli ultimi 100.000 anni ha condizionato l'assetto attuale di flora e fauna. Cosa vuol dire? Che se circa 23.000 anni fa, quando eravamo nel massimo dell'ultima espansione glaciale, gran parte dei massicci montani erano coperti da ghiacci, è vero che le cime erano isolate e formavano quelli che si chiamano un attack, quindi un attacker, perché ce n'è più di uno. La pianura era in gran parte percorsa dalle acque di scioglimento frontale dei ghiacciai che arrivavano a Udine, poco a nord di Udine, ma soprattutto a livello della costa era molto più basso. Il livello del marino era circa, per quanto riguarda l'Adriatico, 150 metri più basso dell'attuale, il che significa che si andava tranquillamente a piedi da Ancona a Ragusa, all'attuale Dubrovnik. Quindi, un assetto geografico completamente diverso, c'era un passaggio continuo di fauna da una parte all'altra e questo collegamento forte fra gli aspetti glaciali, le testimonianze attuali ci sono i laghetti di montagna, vedevamo Bordaglia, mi sembra, Tra un attimo ci arriva. ecco, abbiamo visto altri laghetti glaciali che sono l'ultimo ricordo di questi fatti e gli effetti che questi fatti hanno avuto nella nostra storia geologica recente, ma evidentemente nell'assetto faunistico e vegetazionale attuale, che di questo è assolutamente il figlio. Ma che continua. Ma che continua. E che continua.